Nel caso della Diamond Import è stata messa in pericolo anche la vita delle persone. Voi vi occupate di sicurezza da sempre. Come leggete questo evento? Lo vediamo un segno di allerta importante sul settore orafo e tutto il settore che hanno insomma, grandi patrimoni da proteggere. È evidente che il salto di qualità fatto in questo caso dove diciamo, c'è stato un sequestro di persona e poi la possibilità di andare in azienda penso che lasci il segno sull'operandis futuro e sulle procedure che i nostri orafi dovranno adottare. Quindi magari è in previsione anche da parte vostra un po' un rivedere insomma, tutte le procedure anche di sicurezza? Evitare a livello elettronico una cosa del genere è complicatissimo e penso anche irrealizzabile. Quando c'è di mezzo la vita delle persone bisogna stare attenti a dove si può arrivare e dove no, perché magari facendo partire un'allerta si rischia di complicare la situazione dei sequestrati. Credo che però gli orafi debbano adottare delle procedure un pochino più stringenti riguardo all'accesso delle aziende, perché quello è il punto dove l'azienda rischia di più. Sappiamo benissimo che dopo il 2010 tutti più o meno si sono adeguati tecnicamente, quindi non vediamo più furti dove gli impianti vengono, diciamo, fra virgolette, raggirati. Quindi bisogna che le procedure siano più stringenti. Con la situazione invece dei furti in abitazione, in appartamento, anche questo è un allarme che c'è sempre. Adesso andiamo incontro alle feste, le case vengono anche un po' lasciate sole perché si va dai parenti, si esce. Che succede? Succede purtroppo come tutti gli anni, con l'avvicinarsi, come hai detto te, delle feste natalizie, ripartono anche i furti in abitazione. E purtroppo in questo momento abbiamo segnalazioni da diverse parti della provincia e anche in città di numerosi furti. Come ci si può proteggere? Almeno qui, a differenza di quello che dicevamo prima, comunque le procedure sono sempre importanti. Però avere un sistema di sicurezza qualificato, perché la parola allarmi purtroppo raggruppa sia l'impiantino da 100 euro come l'impianto da 10.000 euro. Quindi, però diciamo oggi per quello che riguarda le abitazioni ci sono moltissime tecnologie, sia con telecamere, sia con allarmi, che specialmente con la presenza del proprietario all'interno dell'abitazione si può fare molto.